Buongiorno. Signori, buonasera a tutti, buonasera, salute. Eccoci qua. Fai due dosi per piacere. Sì, due dosi. Che serata. Si beve volentieri due dosi. Si bevono volentieri, sì. Eccolo là, guardalo, 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 sente, guardalo. No bianco, no bianco, dai, nero, nero, nero. O rosso, se no non capisci. Nero, rosso, ma no bianco, no bianco. Buono. Insomma, guarda che io non lo so, ero lì, sai che non so, tu non hai i baffi, ma io ho i baffi, e allora sono lì con la forbicina, no, che me li aggiusto davanti allo specchio, no? E a un certo punto mi viene su una domanda di chiedermi, no? Che mi sono chiesto, ma quelli che non chiedono mai niente, è perché implorano? Ma fammi il piacere, ma no, no. Sotto il TG5, mancava un minuto e lei ha conquistato il diritto d'essere seduta lì. Si chiama Adriana Morra, è una cantante lirica. Sei in tournée in questo periodo? Mirella! Mirella! Jerry Scotti qua chiede chi è il più grande carnivoro della storia del mondo. Mirella, mi ascolti quando parlo? Mirella, sei lenta come un dinosauro? Dov'è Andrea? Che sai che voglio che mangiamo tutti insieme puntuali, no? Ma sei arrivato? Ciao. Ciao, dove sei stato fino adesso? Jerry Scotti, ho fatto compito. Bravo, non c'è niente di strano, non bisogna mica essere fieri, guarda che tutti hanno un compito nella vita, e anche in campo, e anche negli allenamenti, ognuno il suo compito, capito? Hai capito? Sulla lotta della sopravvivenza degli organismi. La lotta per la sopravvivenza. La lotta per la sopravvivenza. Che cosa c'è di strano? Sì. Che poi non si dice sopravvivenza, si dice di rimanere in A e di non retrocedere, quello si dice. Sopravvivere vuol dire rimanere in A. Sopravvivere. Il maestro ha detto che se un organismo non ce la fa, può fare due robe. A, cambiare. B, morire. Mirella, deve fare due robe, cambiare o morire. Ma ti sembra giusto quello che hai detto, cambiare o morire? Dai su, che se si ritrocede in B, non è mica morto nessuno, si aspetta un po' di tempo, si ricostruisce per ripartire, non si muore, dai su. No, viene eliminato. Come viene eliminato? Dalla competizione. Come eliminato dalla competizione? Ma non stanno in cielo né in terra quello che dici? Chi è che ti insegna? Devo venire a parlare con la maestra a scuola? Il maestro ha detto che dopo molti anni si ripropone, verrà diverso l'organismo. Diverso, sì. Passano gli anni per tutti, cambiano gli allenatori, cambia l'erba del campo da gioco, cambiano i giocatori, anche il papà è cambiato da quando era giovane. Anche il papà. Anche il papà. La pancia. La pancia, sì, perché una volta sì che ero, andavo sulla fascia, facevo il cross, e sai cosa faceva il papà? Andava a prenderselo di testa e tac, gol, faceva, hai capito? E devi imparare anche tu devi darti da fare quando sei in campo, hai capito? La maestra ha detto che nell'evoluzione si salva chi attacca di più. Per forza che
la difesa è il miglior attacco. Cosa credi che sia? Einstein che me l'ha inventato? E Lenin Herrera, il mago che l'ha inventata sta roba qua. No, Darwin. Dai, il maestro ha detto Darwin. Perché ci sono gli organismi del Sud America, delle Galapagos, che si adattano all'ambiente. È difficile adattarsi all'ambiente. Per forza che è difficile. Sai quanti brasiliani sono venuti in Italia a giocare nel campionato, si sono trovati male, sono tornati là. E là hanno l'erba più alta, paleggiano, si tontonano via, capito? Galapagos. Sì. Galapagos. Sì, c'è gulas. Sì, c'è gulas. Galapagos. Sì, gulas. Gulas ti ho detto di dire, no? Ma Mirella, ma dove lo stiamo mandando a scuola? Vieni qua, guarda qua, mangia un po' di grano, come si chiama sto qua? Gulas, devi mangiare gulas, hai capito? Come non ti piace? Cosa vuoi? Paura. Vuole i sofficini? I sofficini, non vuole i sofficini, signore. Devi mangiare gulas e bere vino. Dove essere bicchiere. Bevi un po' di vino, che ti fa bene, che devi diventare grande. Altro che compiti. Hai capito? Ormai sono tre volte che lo dici. Penso tu sia proprio convinto. Non tanto. Viva! È che piccante gulas qua! Sai, abbiamo limite. Però effettivamente non ci sono grandi. Puoi assaggiare? Dove Andrea? Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati con Dibattiti, la nostra piccola rubrica di approfondimento culturale. Questa sera il tema è quanto mai interessante, parleremo infatti di tecnologia. Ne parleremo con il dottor Ramiro Besa, presidente della Commissione regionale per le tecnologie. Allora, dottor Besa, nell'era del computer sempre più simile all'uomo, nell'era della cibernetica, e possiamo dire di riuscire a controllare la tecnologia? La tecnologia non potrà mai soppiantare l'animo umano, la emozione, la capacità dell'uomo di intendere e volere. Grazie. Arrivederci. Devo andare. Mi sta finendo il gasolio del gruppo elettrogeno. Signori della corte, giudici probiviri, giudici popolari, buonasera. Siamo finalmente giunti ancora una volta al momento del giudizio finale. L'imputato di questa sera, il signor Girotin. Non sono Girotin. Avvocato, non sono Girotin, sono Besa. Ho sbagliato. Posso sbagliare anch'io. Signor Besa. Perché salutavo gli amici a casa sta sbagliando anche lei. Sta sbagliando. Lei deve rispondere solo dietro il mio interrogatorio. Signor Besa. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Guardi, quella so e quella dico, non è che... Dov'era lei il 15 dello 05 alle 15 e 25 del 2001, parlo? Dove vuole che sia stato, avvocato? Ero a casa che mi ero preparato una bella cenetta, che poi ho la passione di abbinare il cibo col vino. Sì. Perché ho fatto un corso di sommelier con i miei amici, che ci siamo tanto divertiti, e imparare a bere è una cosa importante. Lei piace fare le degustazioni? Ci fa piacere che lei ami ubriacarsi con i suoi amichetti, ma se io le chiedo se conosce il computer, se sa usare il computer, mi deve dire sì o no? Non mi interessa sapere i suoi problemi con la periferica della stampante. Sì, non so se... che pensavo che più robe si dicono meglio è. E sta sbagliando? Sta sbagliando. Io voglio sapere cosa è successo dopo. È successo che, insomma, mi è venuta voglia di bere un caffè, e allora sono sceso a far quattro chiacchiere al bar con gli amici. E ha pagato un caffè.
Avvocato, io non ho fatto niente, deve credermi, sono innocente, non ho mai fatto niente. Esatto. Felicetto Maniero, della Mala del Brenta, sa come si difendeva ai suoi processi? Dicendo che non aveva fatto niente, che era innocente. Giusto. Ecco. Quindi cerchi di... Che... Ha pagato questo caffè? Ho pagato il caffè, giusto? L'ho bevuto e l'ho pagato. Ha ritirato lo scontrino, cioè, Besa? Lo scontrino... Ah! Lo scontrino... Ha ritirato lo scontrino? Perché ero di fretta e quando... Poi mi è squillato il cellulare... Lo scontrino l'ha ritirato? È che avevo premuto... Sì o no? No! Io ho finito. Io torno a casa. La legge parla chiaro. Il cliente deve uscire con uno scontrino. Mi sembra evidente. È quello che mi ha fregato, che bisogna essere... Pesa, ha sbagliato. Ha qualcos'altro da aggiungere senza peggiorare la situazione? Guardi, io vorrei dire che lo fanno tutti, non è che io fra l'altro sono uno dei pochi italiani che chiede lo scontrino, che quando lo chiedo mi dicono anche che sono un pezzente perché mi guardano proprio signori dall'alto in basso. Signori giudici popolari, guardate quest'uomo, guardate questa espressione ipocrita. Quanti sono stati magari anche appassionati di enologia prima di diventare cellule impazzite di questa nostra bella società? Ah. Non mica ucciso nessuno, cioè... Ha sbagliato? Lo deciderete voi, è da casa. Perché ricordate, sono le piccole negligenze a fare il grande delinquente. E ricordate anche che prima o poi beccheremo anche voi. Grazie, Girotinto. Niente. Patata. C'è un reportage del giornale. Reportage. Parlano del cambiamento del costume degli italiani. Sostengono che è cambiato il modello di donna ideale. È vero. Io devo dire che io sto bene con mia moglie, cosa vuoi? Ormai sono tanti anni che stiamo insieme, ma devo ammettere che con gli anni cambia il modello della donna ideale. È indubbio, è un fenomeno della società. Gente, guarda, sono d'accordo. Guarda, io per dirti, per come sono messo adesso così, con gli acciacchi che ho, il mio modello di donna ideale sarebbe un'infermiera. Io mi sono sempre tribolare. Madonna, ma parlare anche con questo qua, parlo con te, va, fai due bicchieri di vino qua per piacere. Ma la donna ideale nel senso di una... poi gli acciacchi, chi acci... Ma no, bianco, no, bianco! Parli di acciacchi, Nero o rosso, ma no, bianco! Ma fa no, venire bianco. Il raffreddore solo a nominarlo, il bianco, dai, buono! Nomini gli acciacchi e io... Un'infermiera, trovassi un'infermiera anch'io.